Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Matteo Messina Denaro è un mafioso quasi morto che appartiene a una mafia già morta. Come ti chiami? L'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. Il sigillo dello Stato col timbro, lo Stato italiano, l'epoca mafiosa è finita, ma lo Stato arriva sempre dopo. In quelle scene di quell'arresto non c'è nessuna traccia di tensione. E lì c'è il senso tutto siciliano della mafia e delle regole del gioco. Un mafioso non si può costituire, si fa arrestare. A pochi chilometri da Castelvetrano si nascondeva Matteo Messina Denaro in questa casa gialla. Per prendere quella mattina Matteo Messina Denaro, l'ultimo posto dei Corleonesi, in Sicilia si dice bastava l'incagliacane di Castelvetrano, la calappiacane di Castelvetrano. Lui ha goduto di protezioni in passato e le nostre indagini attuali sono sulle protezioni delle quali ha goduto adesso. E qui è chiaro che bisogna capirsi su che cosa si intende su mafia e non solo mafia, perché è chiaro che c'è una fetta di borghesia mafiosa, potremmo semplicisticamente chiamarla, che ha aiutato questa latitanza. Questo è lo studio medico di Giovanni Losciuto, vecchia conoscenza di Matteo Messina Denaro, ex deputato regionale, accusato di essere a capo di una potente loggia massonica. Dottor Losciuto? Buongiorno. Scusi, volevamo solo capire i suoi rapporti passati con Matteo Messina Denaro. Ci conoscevamo quando eravamo ragazzi, giocavamo a pallone, a calcio, frequentavamo gli stessi ambienti. Fino a 16-17 anni, poi lui ha fatto il suo percorso, io ho fatto il mio percorso e non so più niente. Quindi diciamo, anche se è stato un suo amico, diciamo in qualche modo lui... Se lei per caso, quando è da piccolina, da ragazzina, conosce una persona che poi diventa un delinquente o un terrorista, lei ha una colpa. Quello là, siccome noi ci volevamo bene... Perciò da me puoi stare tranquillo che né mi manderà nessuno, né viene nessuno. E né mi mette in pericolo a me. Diceva, da Giovanni Losciuto non ci deve andare nessuno. Lasciatelo stare, che quello deve fare un'altra strada. No, lei era come tranquillo che nessuno sarebbe venuto a disturbarla, proprio in virtù di questa conoscenza con Messina Denaro. No, assolutamente, non mi ha detto questo. Non intendeva questo, cosa intendeva per nessuno verrà mai da me? No, non ho detto mai questo. Avete informazioni sbagliate, queste interpretazioni sono false. È vero che lei era capo di una loggia massonica? No, mai. Non io non sono stato mai massone. Ah, okay. Mai. È un'invenzione da parte dei giudici. Lei è stato anche parte della commissione antimafia, no? Sì, io sono stato parte della commissione antimafia per 5 anni, sì. Appena arrivano le lettere anonime sulla massoneria, Nico, quando sono cose di qui, le prendo e le strappiamo. Tu c'entra la massoneria, c'entra un'aristocrazia criminale ancora poco nota, c'entra una burocrazia rapace che si è ingrassata decennio dopo decennio, c'entra una mafia degli incensurati, è un impasto tra basso e alto che ha determinato i 30 anni di latitanza. Questa è tutta la proprietà di Gianfranco Becchina, un mercante d'arte accusato da un pentito di essere uno dei finanziatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Le ripeto ancora, i soldi destinati a Matteo Messina Denaro, chi li portava? Li portava Gianfranco Becchina. C'è tutta la stampa del mondo che dice che io sono l'alter ego di Messina Denaro nel commercio dell'arte. Siamo nel terzo secolo avanti Cristo, grosso modo, forse secondo. Vede, che meraviglia. Le onde del mare, Anfitrite viveva 6 mesi sulla terra e 6 mesi in fondo al mare col suo sposo. Il patrimonio di Becchina, che non ha indagini per mafia, è al momento sotto sequestro. Ci sono 4 pentiti di mafia che lo collegano a Matteo Messina Denaro. Pentiti largamente squalificati in tutti i tribunali d'Italia. E perché la collegano a Messina Denaro? Ma Gesù Cristo, bella mia, siete voi della stampa che mi collegate a Messina Denaro. Io Messina Denaro non lo conosco, anche se conoscevo il fratello che lavorava in banca, conoscevo il cognato che era socio al Circolo Gioventù, dove ero socio anch'io e via discorrendo, ma io sto Matteo non l'ho mai visto. Guardi, io non so se a Castelvetrano c'è borghesia mafiosa, perché se per borghesia intendiamo
una certa qualità di persone. Io faccio fatica a definirle mafiosi. La mafia, non manifestandosi più all'esterno con la violenza delle armi, con i Kalashnikov, con le bombe, le stragi, non è stata riconosciuta come nemico, non è stata riconosciuta come mafia da molti. E queste classi pericolose che in Italia si chiamano mafie hanno l'ambizione di diventare classi dirigenti. Accanto a questi temi forti della politica nazionale, i temi del nostro territorio, il completamento del porto, l'ulteriore rilancio dell'aeroporto, la radioterapia a Trapani, il nuovo ospedale. Antonio D'Alì, eletto con Forza Italia nel 94, è stato senatore per 20 anni, intrattenendo relazioni con Cosa Nostra, impegnandosi concretamente a favore dell'associazione mafiosa. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Appello di Palermo, che lo ha condannato a 6 anni di carcere. La nostra famiglia ha questa azienda da 150 anni. In questi 150 anni è capitato che hanno lavorato qua queste persone, con le quali io ho avuto un rapporto di conoscenza quando ero ragazzino. Sta parlando di Matteo Messina Denaro. Sì, di quando ero ragazzino, un ventenne, una cosa del genere. Dopodiché non ho avuto alcun rapporto. Lei no, ma suo fratello? Ma mio fratello meno che mai. Però insomma la sentenza parla chiaro, no? La sentenza non parla chiaro. La sentenza dice che ci sono stati dei favoreggiamenti. Ma quale sia, no, non l'abbiamo mai capito. Non l'avete capito. Crede nell'innocenza di suo fratello? Sì, assolutamente sì. Suo fratello però è stato una delle cariche dello Stato più importanti, no? È stato ad altissimi livelli, sottosegretario all'interno. Mio fratello è una persona brillante, sempre 10 prendeva. Sempre 10. Mentre i capi mafia cadono, chi sale? Salgono personaggi politici che hanno avuto una certa vicinanza e frequentazione con loschi personaggi. Ad esempio io penso all'ex presidente del Senato, Schifani, che oggi è governatore della Sicilia. Schifani frequentava dei mafiosi di Villa Abate. Io non ho mai frequentato i mafiosi di Villa Abate, il governatore della Sicilia sì. Certo è uscito sotto l'inchiesta, l'hanno archiviato, ma i fatti rimangono, quella gentaglia lui l'ha frequentata. Toto Cuffaro, che io conosco da quando ero ragazzo, lo chiamavo Totò la pizzetta, aveva una pizzetta in bocca, aveva uno sbuffo di pomodoro agli angoli delle labbra. E Cuffaro è un altro che non doveva, dice che non doveva andare in Burundi, non doveva fare più politica, è tornato a fondare una nuova DC. Io non sono mai andato nel sottoscala di una piccola merceria, mi pare di Bagheria, a decidere con un prestanome di Provenzano, tale Aiello, i tariffari della sanità regionale. Io non ho mai incontrato Mangano, lo stalliere, non ho mai parlato di cavalli con lui. Marcello Dell'Utri, un altro con lui, ma si è fatto 5 anni per favoreggiamento a Cosa Nostra. Dell'Utri se ne è fatti credo 6 o 7 per concorso esterno. Il brodo di questa Sicilia è sempre lo stesso, sono personaggi che comandavano 30 anni fa e comandano oggi.